Siamo con il coach Valerio Napoli al termine dell'ultimo test prima dell'esordio. Che spunti ha avuto da questa gara? Spunti che siamo dietro nella preparazione, è chiaro, questo era un segnale che già abbiamo avuto anche nel torneo. Cerchiamo di recuperare magari l'infortunato Cusenza per avere magari più rotazioni che ci permettono magari di rifiatare qualche giocatore importante. Oggi poi alla fine ho cercato di far giocare anche i giovani per cercare di non stressare troppo i senior, perché poi domenica c'è la partita di campionato. Che debutto si aspetta qui al Palazzetto? Un debutto storico per la città di Mazara. Arriva a Mazara una grande corazzata, l'Aquila Palermo, una delle squadre che forse si è meglio attrezzata negli ultimi periodi. Sì, sicuramente è un brutto esordio, perché generalmente giochiamo la squadra almeno sulla carta più forte, più completa nel ruolo, poi il campo deciderà se è quella più forte. Chiaramente noi non ci arriviamo benissimo perché siamo almeno 3 settimane indietro rispetto agli altri, però i ragazzi, l'unica cosa positiva che hanno dato è che ci mettono molto orgoglio, vogliono, lottano, e quindi questo fa ben sperare. Poi vediamo domenica fino a quando resisteremo. Se riusciamo a tenere 40 minuti penso che ce la possiamo giocare, però chiaramente sappiamo che potremmo avere qualche problema, però sicuramente i ragazzi danno il massimo. Siamo con Francesco Pisciotta, un gradito ritorno al Palazzetto di Mazara dopo una breve parentesi a Marsala. Quest'anno vestirai nuovamente la casacca giallo-blu. Sì, infatti sono tornato, la società mi ha voluto, è stato un piacere, un onore ritornare, anche perché sono mazzarese, mi piace giocare a Mazara. Diciamo un progetto ambizioso che però sicuramente avrà tanti ostacoli nel corso della stagione. Domenica c'è il primo, chiamato Aquila Palermo. Che avversario ti aspetti? Beh, è una squadra attrezzata per fare bene, molto probabilmente arriverà tra le prime. E noi siamo pronti, cercheremo di fare battaglie soprattutto in casa, perché vogliamo mantenere l'imbattibilità del campo qua. E poi bocca al lupo, speriamo. Sale subito l'emozione, già da queste prime battute insomma, si vede tutto, si respira tutta un'altra aria. E domenica iniziamo la prima dentro casa, giocheremo contro l'Aquila Palermo. Sarà subito un incontro difficile, perché comunque l'Aquila ha costruito una squadra buona, ben fornita e di tutto rispetto. Quindi la prima sarà dura, però io sono molto fiducioso e niente, andiamo avanti. Una partita difficile, quindi sarà importante l'apporto del pubblico, perché comunque sarà una giornata storica, perché dicevamo è la prima gara in un campionato nazionale per la città di Mazara, e poi perché comunque sia contro una corazzata è fondamentale l'apporto, il sostegno dei propri tifosi. Certo, il pubblico sicuramente sarà il sesto uomo in campo, su questo non si discute, quindi con questa occasione io intanto lancio l'appello a tutti i cittadini di Mazara, a tutti i cittadini sportivi e non sportivi, comunque che domenica alle 18 inizia questo campionato, inizia la storia, come ho scritto io su un network, inizia la storia e la storia inizia bene se c'è pubblico, quindi spero che venite in tanti.